Good evening to everybody. Buonasera a tutti. Welcome to this event. Benvenuti a questo evento che è dedicato all'India. India is a market with a very high potential. L'India è un mercato con un enorme potenziale. We have started a very fruitful collaboration. Abbiamo iniziato qualche anno fa una collaborazione estremamente proficua e siamo molto orgogliosi di essere in rapporti di affari con la FICCI, che è la Federazione delle Camere di Commercio dell'Industria dell'India. In questa occasione oggi avremo due persone estremamente rappresentative della FICCI. Grazie signor Gandino per aver invitato ancora una volta all'EMA International di nuovo una edizione coronata da grande successo. E vorrei ringraziare il signor Mangal e il signor Sedhu, che appunto sono parte dell'organizzazione del Punjab, che portano appunto questa delegazione di 8 delegati a questa edizione dell'EIMA per una produttiva collaborazione fra i produttori indiani e quelli italiani. Ovviamente penso che troveranno delle macchine, dei macchinari estremamente interessanti e positivi per l'agricoltura indiana e si guarda con grande interesse al mercato europeo dall'India. Ora, guardando per quello che riguarda la prossima edizione che si terrà appunto a dicembre del 2011 a New Delhi in collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura dell'India e l'ICAR, la seconda edizione presenterà degli sponsor che si sono associati a questa iniziativa e unitamente a loro faremo molti road shows in tutto il paese per promuovere appunto questo avvenimento, questo evento e promuovere una numerosa partecipazione alla prossima edizione a livello nazionale e internazionale. Quindi faremo dei talk shows, conferenze con attività appunto che verranno anche trasmesse via radio e per promuovere appunto la partecipazione in questo evento, oltre a cercare di portare i competenti partners che verranno appunto dal mondo occidentale. Colgo l'occasione per congratularmi con il signor Gandino e gli altri che hanno organizzato appunto questo evento e sono qui per presentarvi appunto lo scenario della meccanizzazione in India e come sta prendendo piede in India. Cioè c'è un improvviso cambiamento di questa automazione della meccanizzazione dello scenario in India appunto correlato alla meccanizzazione. Vediamo che alla sinistra vediamo che riso e cereale hanno continuato un'ascesa negli ultimi 7 anni da 60 milioni, il frumento da 60 milioni di tonnellate a 70 e il riso è aumentato moltissimo fino a 100 milioni di tonnellate. Il 2009 c'è stata una siccità, c'è stata una mancanza di monsoni in India e quindi quest'anno pensiamo che il riso risorgerà e si riporterà a valori attorno ai 100 milioni di tonnellate. Quindi c'è stato un aumento costante nei cereali e quindi questo ha portato ad un'accelerazione dell'automazione.
Questo porterà ad un MSP, cioè il minimo prezzo di supporto. Quindi il passato da 500 rupie a 1300 rupie il prezzo del frumento, e il riso è aumentato dell'80% negli ultimi 8 anni. Quindi c'è un buon risultato per gli agricoltori. E poi potrete vedere che ci sono dei spostamenti demografici nelle popolazioni rurali, ci sono molte imprese che vengono nelle zone rurali e danno assistenza, e questo porta un grande supporto alle fattorie e appunto alle imprese agricole. A destra vediamo un cambiamento nella manodopera rurale. Molte famiglie appartengono a un piano di protezione, di tutela, e c'è stato un cambiamento in questo programma, perché questo porta la manodopera ad una posizione in cui c'è un miglioramento dell'impiego. E mentre prima c'era l'utilizzo della manodopera soltanto per altre attività, manca questa manodopera per la raccolta dei raccolti e per tutte le attività connesse all'agricoltura. Ci sono anche dei fattori esterni che influenzano la meccanizzazione, c'è una scarsità di acqua in alcune regioni come il Punjab, e si vede che c'è un grande impoverimento a livello idrico, e quindi c'è necessità da parte degli agricoltori di conservare l'acqua e di risparmiare l'acqua, e quindi c'è un seed drill che è arrivato a zero, e quindi c'è una inseminazione diretta del paddy, e questo provoca il monsoni. In India vengono caratterizzate dal 70% delle piogge, che avviene in 15 giorni. Come risultato, gli agricoltori devono lavorare il terreno e devono lavorare intensamente per 15-20 giorni, e quindi questa nuova cambiamento del clima induce una nuova meccanizzazione. E c'è una promozione da parte del governo che consegue a questo impatto del cambiamento del clima, e quindi il governo dà un supporto in termini di politiche di meccanizzazione dell'agricoltura. Il credito agricolo è passato dal 25% e aumenta del 25% di ogni anno, come crediti disponibili per gli agricoltori. Gli agricoltori comprano molto più macchinari grazie a questi crediti che vengono concessi e facilitati. Il governo ha anche fatto delle norme e regole relativamente all'agricoltura. Prima non ci si potevano si potevano avere dei rapporti diretti con gli agricoltori, ma c'è stata una legge che è stata cambiata, come e il privato adesso sta facendo delle partnership con gli agricoltori per vari piani, quindi PepsiCo, Submiller, Walmart, Adani e altre grosse aziende vanno mano nella mano con gli agricoltori per portare nuove tecnologie e migliorare i loro redditi. Come risultato di questa collaborazione con il privato, le nuove tecnologie vengono introdotte a livello degli agricoltori privati. Il governo ha un ruolo importante dando delle dimostrazioni sul campo e facendo la formazione di molte persone che lo desiderano, e ci sono c'erano una volta soltanto 4 centri di prova, e invece adesso questi sono aumentati. E dato che ce n'erano solo 4 in tutta l'India, c'era un periodo di 2 anni perché un macchinario potesse essere collaudato e verificato. Adesso se ne sono stati aggiunti altri 21 in modo tale che questo tempo di collaudo possa essere ridotto, e quindi questo
ci sono anche dei sussidi che vanno fino al 50%, quindi molte macchinari vengono sovvenzionati e il governo ha un ruolo molto importante nell'accelerazione di questo processo di meccanizzazione. C'è un nuovo contesto che accelera questo contesto che è già in atto, le zone critiche. India è caratterizzata da piccoli appezzamenti di terreni, è piccolo, vale a dire 1,5 ettari, il che vuol dire una configurazione adeguata per il prodotto che deve essere adeguato per i piccoli mezzadri. Il secondo fattore che potrebbe essere critico per il futuro è l'affitto, appunto, e il leasing cooperativo, perché ci sono delle cose che sono molto costosi, cifre che non sono molto grandi ma sono comunque difficili e non sono così abbordabili dagli agricoltori, quindi c'è una forte richiesta per un mercato del leasing e quindi potrebbero essere resi disponibili molti macchinari che attraverso questo sistema agli agricoltori. Dato che, e poi c'è una finanza al dettaglio che è difficile da dare agli agricoltori perché i tassi sono molto alti e le sovvenzioni e i finanziamenti che sono attualmente presenti non sono correlati alla produttività ma sono sotto l'ombrello, diciamo, di un progetto generale, non sono così disponibili e invece questo potrebbe aumentare la produzione e la resa e alla fine è una tecnologia indianizzata, dobbiamo vedere quelli che sono i divari e per esempio i raccoglitori di zucchero sono di grande richiesta ma non ci sono delle aziende locali che possono produrre e appunto progettare una macchina giusta per il mercato, perché queste macchine per lo zucchero in tutto il mondo sono a circa 300 HP, ma quelle sono adatte per il mercato indiano vanno da 125 a 150 HP cavalli motore, quindi è importante che ci sia una personalizzazione di queste macchine per il mercato, quindi i fabbricanti italiani che hanno un'enorme esperienza in queste tecnologie avanzate potrebbero fare una partnership con le aziende indiane cercando di ottenere le macchine che sono adatte per l'India. Poi vorremmo avere delle macchine che sono adatte per tutto il ciclo delle coltivazioni e che promuovano alleanze appunto con i fabbricanti di macchine in Occidente, quindi c'è una grosse possibilità per gli italiani, per i fabbricanti italiani che possano sviluppare delle macchine specificamente per il mercato indiano. Grazie moltissimo. A parte i trattori che lei ha identificato, si tratta soprattutto di avere uno sviluppo generalizzato di queste macchine che hanno bisogno appunto di un 120 HP, quindi vede un aumento del mercato dei trattori di questa cilindrata, diciamo, per avere una divulgazione, una diffusione più massificata di questi macchinari, anche se è giusto, anche se diciamo i poteri sono piccoli. Se si considera il mercato di 10 anni fa, 90% del mercato era nella gamma del 35 cavalli motore, che era normale per un trattore normale in India e nessuno si sognava di avere un trattore di questa cilindrata, ma adesso si è passati a 45-50 HP, quindi questo è il mercato grosso per trattori che sono adatti al nostro mercato e si vede che le persone sono aperte
ad avere trattori che vanno fino a 70, 80, addirittura 100 HP. Quindi questa è l'evoluzione in cui sta virando il mercato del trattore. Quindi abbiamo bisogno di macchine per la lavorazione della terra e penso che i cavalli motore aumenteranno di conseguenza con la diffusione di queste macchine sempre più potenti.